È tornato all'Aquila per la prima volta da comandante delle truppe alpine, incarico avuto a febbraio. Così il generale di corpo d'armata Claudio Berto ha voluto salutare i suoi alpini, gli alpini del 9° reggimento dell'Aquila, che lui comandò dal 2002 al 2004. Erano i tempi dell'Afghanistan e della missione Nibbio, che portò agli alpini aquilani la croce dell'Ordine Militare d'Italia sulla bandiera di guerra. Una visita semplice, piena di emozioni, anche per dire grazie alle donne e agli uomini in divisa, per l'impegno quotidiano in patria e all'estero. Gli alpini del nono sono appena tornati dalla missione Libia e presto inizieranno anche l'operazione Strade Sicure a Roma. Toccanti e significative le parole del generale Berto. Voi avete una bussola morale che vi indica la direzione anche in caso di difficoltà. Mi chino di fronte alla gloriosa bandiera del nono alpini che ho avuto l'onore di servire ormai 15 anni fa. Ecco, quando un reparto torna, è il momento anche di tirare le somme, l'ha fatto già brillantemente il vostro comandante di reggimento. Io volevo solo aggiungere che sono certo, conoscendovi, sapendo chi siete, che avete fatto il meglio. Avete rappresentato ancora una volta quello che è un talento che ci riconoscono in tutto il mondo. Il comandante del nono aquilano, il colonnello Marco Iovinelli, ha riconsegnato nelle mani del presidente ANA Abruzzi Pietro D'Alfonso il vessillo tricolore avuto in consegna nel momento della partenza per la Libia. Onorato di comandare questo reggimento, ha detto commosso Iovinelli, che ha voluto ringraziare le famiglie dei militari e salutare con affetto gli alpini che non ci sono più, quelli che sono andati avanti, come si dice in gergo. E in tribuna, come sempre, la presenza discreta e silenziosa dei genitori del maresciallo Luca Polsinelli, caduto in Afghanistan. Oggi lì un ambulatorio medico porta il suo nome, il suo e del collega Manuel Fiorito, vittime di un agguato mortale. Prima di tutto, grazie per aver visitato questo reparto che lei ha comandato e quindi i sentimenti che lei ha provato sono i sentimenti che provo io oggi. Nella visita di oggi ho visto il forte legame che ha lei con il nono reggimento alpino. Come aquilano per me è un grande onore comandare il reggimento della mia città. Questo reggimento oggi è formato da due armi, il battaglione L'Aquila e il battaglione Vicenza. Anche il comune ha voluto dire grazie tramite il vice sindaco Liris agli alpini per l'opera importante e silenziosa che svolgono in Italia e all'estero. L'Aquila oggi ha due battaglioni, il battaglione L'Aquila e quello Vicenza, creato proprio per intervenire in caso di pubbliche calamità. Importantissimo infatti il contributo dato dagli alpini negli ultimi terremoti del 2016 e del 2017.